Chef stellato, giudice di Masterchef, una volta per fare il figo usava lo scalogno, ma questo aglio ci vuole nella matriciana? Basta, non glielo chiediamo più. Direi che è sufficiente quello che hanno scritto e hanno detto. Direi che i problemi seri sono altri, non star lì a pensare se ci va o no l'aglio. Allora, oggi è qui a Como per presentare il suo terzo libro, Dire, fare, brasare, dei consigli per cucinare un po' per tutti. È un libro che contiene 11 lezioni che riguardano un po' l'ABC di quello che si dovrebbe fare in cucina quando... Si dovrebbe leggere quando si entra in cucina, perché serve per capire le tecniche, serve per utilizzare come strumento di supporto alle ricette. Conosce la cucina lariana, qualche piatto tipico mai cucinato? No, conosco qualche locale, ma conosco Paolo Lopriore, che è bravissimo e che adesso opera qui, però insomma non è molto vasta la mia conoscenza in materia, a parte qualche pesce di lago. L'importanza di Expo per la promozione della nostra cucina nel mondo? Siamo pronti, non siamo pronti? Mica devi chiederlo a me. Io sono pronto. Bisogna chiedere alla politica se è pronta, a quelli che stanno là, che decidono, no? Se finiscono i padiglioni che si può entrare, sicuramente sì. A posto. L'importanza invece della, appunto, della cucina nostra tradizionale, che spesso è un po' bistrattata, si tende più a guardare un po' al più complicato, al più... Invece deve avere un ruolo fondamentale o meno? La cucina tradizionale è né più né meno che la base, lo spartito di base da cui uno parte. Dopodiché uno va avanti e lo legge, lo interpreta in base a quello che si sente, perché poi cambiano i tempi e i modi, per cui cambia anche il modo di cucinare, il modo di vedere una tradizione. Non è che può rimanere tale e quale come si faceva 100 anni fa, perché 100 anni fa si mangiava in modo diverso e gli ingredienti erano diversi, per cui non avrebbe senso. Per far vivere la tradizione bisogna interpretarla e renderla attuale, solo così si porta avanti. Ma è un po' il percorso di tutta la cucina, non solo quella tradizionale.